Grazie, pace e buongiorno a tutti. Mese 6, giorno 27, capitolo 14, versetto 30. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carne delle ossa. La parola originale ebraica per calmo è marpa e il suo principale significato è guarito. C'è una meravigliosa miscela di significati in questa parola, non solo in senso materiale, ma anche in quello spirituale. Allora vediamo di esprimere quello che Salomone voleva comunicarci in una maniera più espressiva. Il cuore che è guarito da invidia, conflitti e gelosia pompa benessere nel corpo del suo possessore, dalla testa ai piedi. Associandolo al concetto di saggezza che troviamo regolarmente celato nei vari passaggi dei Proverbi di Salomone, possiamo vedere una dichiarazione analoga in ciò che l'Apostolo Giacomo dice nella sua lettera, capitolo 3, versetto 15 e 16. Questa non è saggezza, tra parentesi, quella che è contraria alla verità di Dio, che scende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattivazione. Sì, proprio come un vulcano inattivo pronto a eruttare quando la pressione aumenta troppo, il cuore dell'uomo sputerà fuori tutto quello che ha dentro, benessere per la salute o malessere per ciò che ha variato. Ecco perché il saggio suggerimento che Giacomo ci dà e di fare attenzione allo stato del nostro cuore in termini di invidia, egoismo, conflitti e gelosia, e se ne trovassimo qualcuna, di estirpare immediatamente la mala pianta. Questo e solo questo ci darà la forza di impedirle di produrre frutti avariati nelle nostre vite. L'autore della lettera agli ebrei ci conferma la potenza dell'amarezza, contesa, invidia, egoismo. Procacciate la pace con tutti, la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati. Questa è saggezza. Oggi io guarderò nel mio cuore come a un recipiente di emozioni, a un serbatoio di sentimenti e mi assicurerò di non produrne di avariati. A domani.